Alessio Ferraro oggi apre ufficialmente il Museo della Apple a Savona, un unicum in Italia, anzi un unicum a livello internazionale. Questo è frutto di quanti sacrifici? Sacrifici di persone volontarie che hanno costituito nel 2002 la nostra associazione che ha come scopo statutario quello di appunto realizzare, allestire e mostrare al pubblico la maggior parte, maggior numero di prodotti Apple che sono stati messi sul mercato e anche no, perché ci sono anche dei prototipi o comunque macchine che non sono mai state commercializzate. La fatica e i sacrifici sono stati principalmente per avere una nostra identità o quantomeno per essere riconosciuti. E in questo siamo stati fortunati perché dopo la nostra prima sede pubblica che ci era stata offerta dal comune di Quigliano, provincia di Savona, Apple stessa ci aveva contattato e ci aveva addirittura invitato a raggiungerli a Cupertino, dove siamo stati, dove candidamente ci avevano detto che noi avevamo nel nostro museo molti più pezzi di loro, perché Apple è un'azienda che non guarda al passato, quindi è stato divertentissimo perché ci hanno offerto alcuni pezzi, cioè la Apple, proprio l'Apple casa madre californiana, e noi non abbiamo avuto il coraggio di dire che ce l'avevamo già, quindi insomma li abbiamo presi, vi ho detto grazie e finita lì. Quindi questa per farvi capire che comunque sia, quando siamo partiti era veramente una cosa senza precedenti. Abbiamo mantenuto una crescita di materiale raccolto perché molti collezionisti ci hanno dato materiale dall'Italia e dall'estero, perché poi il sito ha divulgato la nostra missione. E la fatica è stata quella, oltre appunto a essere riconosciuti, di trovare una collocazione che in qualche modo fosse un po' in vista e accessibile dal più alto numero possibile di visitatori. L'occasione ci è stata data dall'autorità portuale di Savona, che lo scorso anno, nella persona di Gianluigi Miazza, ci ha offerto questo spazio presso il terminal crociere Costa della nuova darsena di Savona, dove si è realizzato appunto il museo. E è stato fatto da noi con i soldi, col denaro derivato da alcuni sponsor, dai crowdfunders e da tantissime ore, più che altro serali, notturne e nei fine settimana, dedicate da noi, dal gruppo dei volontari, di circa una decina di persone, che hanno voluto portare a compimento questo progetto.